Luna 17, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Silvio Berlusconi interviene alla kermesse di Forza Italia, lancia la campagna elettorale del centrodestra. Torno in campo come nel 94, mi sento un quarantenne, dice, poi annuncia il possibile premier, il generale Gallitelli. Mentre alla Leopolda, Matteo Renzi chiude con un messaggio ai possibili alleati, pari dignità per tutti, senso della squadra in cambio di la richiesta di mettere fine alle liti o a quello che definisce il congresso permanente. In serata Berlusconi, ospite a Che Tempo Che Fa, ad una domanda su chi potrà essere un futuro leader del centrodestra, spiega: ho diversi nomi, c'è una persona molto capace a cui non ho ancora parlato, il generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli, che è un esempio di qualcuno che non viene dalla politica, qualcuno che possa essere visto come una garanzia, come premier. In mattinata invece al convegno di Forza Italia a Milano l'ex premier aveva annunciato: il nostro prossimo governo avrà 20 ministri, 12 che vengono dalla società civile e solo 8 dalla politica, 3 di Forza Italia, 3 della Lega, due di Fratelli d'Italia. Poi attacca il Movimento 5 Stelle Di Maio e promette un sostegno agli anziani e a chi mantiene un cane. A Firenze invece Matteo Renzi chiude l'ottava Leopolda e difende i risultati ottenuti dai governi Dem, dal PIL tornato col segno più, ai dati dell'occupazione, alle leggi sui diritti civili, difende la scelta degli 80 euro in busta paga, da estendere, li daremo anche alle famiglie con figli, precisa. E poi rilancia la sua sfida ai 5 Stelle sulle fake news ed anzi allarga il suo affondo alla Lega sullo stesso tema, lasciando intendere che tra il Carroccio e i Grillini ci sarebbe una strategia condivisa e forse anche un accordo politico. Luigi Di Maio replica insistendo sulla sua proposta di farvi girare l'osce su tutta la campagna elettorale. La manovra adesso, via libera della Commissione Bilancio del Senato alla web tax, ma dal 2019. Il gettito atteso dalla nuova imposta al 6% sulle transazioni digitali è pari a 114 milioni di euro annui ed entrerà in vigore tra 13 mesi. Per il 2018 la proroga del bonus bebè, così come la si sta studiando, al Senato sarà completamente finanziata, mentre per il 2019 e il 2020 le risorse finora individuate ammontano alla metà circa di quanto previsto. Previsti fondi anche per combattere la xylella e contro l'influenza aviaria. La cronaca, liberare Ostia dalla mafia sarà irrinunciabile, dice Marco Minniti, dopo i nuovi fatti di cronaca sul litorale romano. Lì ci giochiamo un pezzo della sovranità del nostro paese, ha aggiunto il ministro dell'Interno. Le dichiarazioni di Minniti arrivano dopo gli ennesimi episodi di malavita. Ieri notte sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco contro la porta di casa di un componente della famiglia Spada e nei giorni scorsi erano state gambizzate due persone. Nei prossimi giorni a Ostia potrebbe tenersi una nuova riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in cui si dovranno decidere le contromisure necessarie. Tra le ipotesi in discussione anche l'invio dell'esercito. Siamo allo sport, il Napoli torna in testa al campionato, partenopei vittoriosi anche se soffrendo a Udine, pareggi deludenti per Roma e Lazio, nel posticipo la Juventus supera per 3-0 il Crotone, vediamo. Senza troppa fatica il Napoli si riprende subito la vetta della classifica. Alla squadra di Sarri sul campo dell'Udinese basta un calcio di rigore che Jorginho prima si fa respingere da Scuffet ma poi ribatte in rete. La squadra di Sarri controlla agevolmente il risultato fino al triplice fischio e così si presenterà al big match di venerdì prossimo con la Juve con 4 punti di vantaggio. Juventus che fatica più del previsto per avere ragione del Crotone. Tutto nella ripresa dopo un primo tempo incolore ci pensano Mandzukic con Higuain in panchina con un preciso colpo di testa. Sciglio che fulmina Kordaz con un potente destro da fuori area e Benatia per il più comodo dei tapin a porta vuota. Capitan De Rossi tradisce la Roma a Genova, un attimo di follia, uno schiaffo a favore di telecamere e VAR alla Padula in area permette ai rossoblù di pareggiare con lo stesso La Padula il pregevole vantaggio di El-Sharawi. De Rossi espulso e una frenata che interrompe la lunga striscia di successi esterni che arriva dopo il KO di Madrid. Segna il passo anche la Lazio che all'Olimpico si fa rimontare allo scadere la rete realizzata da De Vrij nel primo tempo. La Fiorentina pareggia in extremis grazie a un calcio di rigore assegnato ancora una volta con la VAR e trasformato da Babacar. Non decolla il Milan che non segna in casa dal 20 settembre scorso 0-0 contro un Torino ben organizzato in difesa.
Chiudiamo con la Formula 1 che ha chiuso il sipario sulla stagione con l'ultima gara negli Emirati Arabi. Con le classifiche mondiali, piloti e costruttori già vinte da Hamilton e dalla Mercedes, il Gran Premio sul circuito di Abu Dhabi non ha nemmeno offerto molte emozioni di gara. Il successo è andato al finlandese Bottas, seconda guida della Mercedes, partito in pole e arrivato primo al traguardo, resistendo nel finale al tentativo di rimonta del compagno di squadra Hamilton. Staccata di quasi 20 secondi la Ferrari di Vettel, comunque secondo nella graduatoria iridata, quarto Raikkonen che nel finale ha tenuto dietro la Red Bull di Verstappen. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, buonanotte.